Ciao a tutti! Oggi vi do 4 consigli per aumentare i vostri livelli di energia attraverso l'alimentazione e so che dopo questo video ci saranno almeno 2 o 3 miliardi di persone che mi odieranno. Scoprite perché. Ciao, benvenuti sul mio canale Health Me Food. Io sono Pasquale e sono un Nutrition and Lifestyle Coach. Sul mio canale vi do semplici ricette sane, consigli per come migliorare i vostri stili di vita per renderli più salutari e anche consigli sulla nutrizione, come in questo video. Per cui, se siete nuovi sul canale, vi raccomando, iscrivetevi e cliccate la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video. Inoltre, vi ricordo che ho una pagina Facebook e una Instagram sulla quale pubblico le foto delle mie ricette, così potete vedere anche come mangiare sano. Oppure potete anche collegarvi al mio sito internet www.healthmefood.com, dove troverete la lista di tutti i servizi che offro. Mi raccomando, condividete il video sui social network per fare felice sia me che il cane e per condividere il mio messaggio a più gente possibile. Come dicevo prima, dopo questo video ci saranno 2-3 miliardi di persone che mi odieranno, capirete alla fine perché. E in più c'era anche un extra bonus, quindi sono 4 consigli più uno. Siete pronti? Cominciamo. Consiglio numero 1 è di aumentare la quantità di verdure nella vostra dieta. E so che posso risultare un po' monotono e noioso, sempre dicendo la stessa cosa, ma è veramente molto importante. La verdura è ricca di fibra alimentare, di nutrienti come vitamine, sali minerali e ha pochissime calorie. Inoltre è ricca di acqua. E contenendo anche fibra alimentare, come sapete, aiuta alla sopravvivenza di batteri che sono presenti nel nostro organismo, nel nostro corpo, aiutandoli a crescere e a stare sani. E questo aiuta anche ad avere un sistema immunitario molto più sano e come tale questo si riflette anche sulla quantità di energia che il corpo deve dedicare al sistema immunitario, che in questo caso non deve, e può dedicare ad altre attività del nostro organismo, fornendoci più energia, per cui noi siamo liberi di praticare attività sportiva o fare altre attività con molta più energia nel nostro corpo. Come ho sempre detto, meglio mangiare la verdura cruda o usando dei metodi di cottura molto lenti e dolci, in modo da preservare la maggior parte delle vitamine e dei nutrienti che sono presenti nella verdura, appunto. Consiglio numero 2 è di non saltare i pasti. Come sapete, il nostro organismo è abituato a ricevere a determinate ore della giornata nutrienti, calorie che lo aiutano, diciamo, a sostenere le varie attività giornaliere. Nel momento in cui saltiamo un pasto, l'organismo si trova in un deficit calorico e in un deficit di nutrienti, per cui si trova nella necessità di dover abbassare il nostro metabolismo in quel determinato momento fino a quando non gli forniamo delle nuove calorie o dei nuovi nutrienti. Questo accade perché il corpo pensa e il cervello pensa che non siamo in grado di trovare cibo intorno a noi e per cui ci mette in uno stato di riserva, in una situazione in cui fornisce solo le energie a quei processi che sono necessari per la sopravvivenza, non dando energia a tutte le altre attività che possiamo svolgere durante la giornata. Come sapete, il nostro corpo trasforma tutto quello che introduciamo nel nostro organismo nella sua molecola più importante, che è il glucosio, che viene utilizzato per produrre la molecola di ATP, che serve appunto a produrre energia. Per cui, non saltando i pasti, faremo intendere al nostro corpo che abbiamo sempre disponibile dei nutrienti per svolgere le nostre attività giornaliere e non ci metterà in questa sorta di limbo metabolico. Consiglio numero 3 è di ridurre la quantità di zuccheri da introdurre nel nostro corpo e questo, diciamo, un po' ve lo aspettavate. E se mi odierete col quarto consiglio a morte, con questo già cominciate a odiarmi parecchio e magari mi trovo qualcuno fuori la porta. Se mi seguite da un po', capite che io odio lo zucchero, lo considero un po' come un veleno, come una droga. E questo succede perché? Perché lo zucchero, quando lo introduciamo nel nostro corpo in qualsiasi modo, crea un picco insulinico, una risposta insulinica che tende a far credere al corpo di essere molto più energetico di quanto in realtà non lo sia. Per cui ci fa sentire questo zucchero introdotto ci fa sentire iperenergetici per un determinato periodo di tempo, però nel momento in cui lo zucchero viene consumato all'interno del nostro corpo dall'insulina, cominciamo a sentirci un po' stanchi, un po' privi di energia. Nell'arco di un periodo di tempo abbastanza breve, circa un'oretta. E se mi seguite da un po', capite benissimo che non parlo assolutamente dello zucchero che aggiungiamo al nostro caffè, che è irrisorio rispetto a tutto il resto, ma mi riferisco in particolare alle bevande gassate, ai dolci, ai muffin, alle brioche, tutte quei cibi processati ai quali viene aggiunta una quantità immonda di zucchero. Naturalmente non mi riferisco assolutamente al dolcetto che mangiate in fine settimana, anch'io mangio un dolcetto il fine settimana, un biscotto o altri dolciumi che mi piacciono,
però è una cosa casuale. Se diventa invece un'abitudine giornaliera, beh, in quel caso abbiamo un problema che ci tende a rimanere più stanchi durante la giornata. Siete pronti a odiarmi parecchio? Bene. Consiglio numero 4 è di ridurre o eliminare completamente il caffè. E con questo so già che 3 miliardi di persone, anche se non mi seguite 3 miliardi sul canale, mi odieranno. Sto rischiando anche il divorzio se mia moglie mi dovesse sentire e il cane molto probabilmente scapperebbe con lei. Perché vi dico questo? Il caffè di per sé è una droga, è un eccitante che tende ad aumentare la quantità dell'ormone adrenalina nel sangue. Questo cosa comporta? Che vi sentite un picco energetico istantaneo nel momento in cui bevete un caffè, perché appunto la caffeina induce una risposta adrenalinica alzando i livelli appunto di questo ormone nel sangue e vi fanno sentire iperecitati, diciamo il vostro sistema nervoso si sente iperecitato, si sente pronto a fare qualsiasi cosa e questa risposta tende ad essere presente finché non finisce appunto l'effetto della caffeina. Il problema non è la caffeina di per sé, ma la quantità, l'uso che ne facciamo. Anch'io ogni mattina, o quasi, bevo il mio espresso, però per me è un'abitudine che è più un piacere che non una necessità. E nel momento in cui non lo prendo qualche mattina non sento nessuna differenza sui miei livelli di energia. Però se voi prendete 5, 6, 7 caffè al giorno, logicamente cominciate ad essere un po' dipendenti dalla caffeina e dall'energia che vi sembra di avere. Però nel momento in cui l'adrenalina cala nel sangue dopo che avete preso un caffè, vi trovate nella situazione in cui, se siete dipendenti, avete bisogno di un altro caffè per sentirvi svegli, per sentirvi energetici. E capite che diventa un'abitudine malata, e per cui quindi un vizio, nel momento in cui, quando non bevete il caffè o non avete caffeina nel sangue, cominciate a diventare nervosi, particolarmente irritabili o stanchi. Per cui quello che voglio dirvi è, comunque, abbiate il caffè, prendete un caffè, bevete un caffè come un piacere, ma non come un'abitudine, non come un vizio. Noterete poi alla fine che i vostri livelli di energia saranno molto più alti anche se non prendete il caffè, perché se pianificate una giusta alimentazione non avete bisogno di eccitanti o di bevande energetiche per potervi sentire energetici. Ora siamo arrivati al consiglio bonus, se siete ancora lì e invece non siete già per strada per venire alla mia porta e uccidermi perché vi ho detto di non bere caffè. E il mio ultimo consiglio è più un consiglio quasi paterno, che è quello di usare moderazione in tutto. Se avete ascoltato i 4 consigli precedenti avete capito che non vi sto dicendo di eliminare i vostri piaceri, che possono essere il caffè, i dolci o qualsiasi altra cosa che vi piace, ma di usare la moderazione in tutto. La moderazione nella nutrizione è l'arma fondamentale per poter beneficiare sia di dei livelli di salute e livelli di energia particolarmente alti, senza però dover incorrere in vizi che ci tendono a creare delle disfunzioni all'interno del nostro organismo. Se posso farvi un esempio in questo, conoscete il famoso detto una mela al giorno toglie il medico di torno? Però logicamente provate a mangiare 10-15 kg di mele ogni giorno, tutti i giorni, e vedrete che non ci troveremo in una situazione di salute così come mangiare una singola mela al giorno possa portarci. Per cui la moderazione in tutto. Non pensate di trovare livelli di energia nelle bevande energetiche o nelle varie sostanze come il caffè o il cioccolato. Deve essere tutto dipendente da una sana alimentazione giornaliera. Per cui fate tutto con cognizione di causa, con moderazione, perché come sapete l'esagerazione in qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito e soprattutto nell'ambito della nutrizione può portare dei fattori negativi, e in questo caso malattie croniche, tumori o sindromi particolari o malattie cardiocircolatorie. Per cui mi raccomando, fate i bravi, ci conto. Come al solito mi raccomando di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per ricevere nuove notifiche. Se il video vi è piaciuto, un pollice su, fate il contento anche questo gentiluomo che sta qua sotto, o gentil cane, come lo volete definire voi. E cosa vi ricordo? Di seguirmi sui social network come Facebook e Instagram e di condividere il mio video se vi è piaciuto sui social network in maniera tale da fare in modo che il mio messaggio possa arrivare a più gente possibile. Mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo alla prossima puntata. No, non è una puntata, è un video. Vabbè, ci vediamo la prossima volta. Ciao!